Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Buongiorno, stamattina sono con la Pepper. Sì, incastrata con le unghie. Molla, ecco. Metti vedere su. Eccolo qua. Ciao Pepper. Sono le 8:30 e io stamattina mi sono svegliata, ho trovato proprio una bella sorpresa. Qualcuno mi aveva vomitato nel letto. E per qualcuno intendo o uno dei gatti o la Lola. E quindi niente, appena alzata mi sono messa a cambiare tutto, ovviamente ho messo la lavatrice e già che c'ero ho dato una spolverata, dopo passo l'aspirapolvere. Ora mi sono fatta il caffè e mi metto a montare il video di ieri. Io sto ancora sperando che oggi mi mandino un messaggio che lunedì non ci devo andare, ma nutro poche speranze. Sto finendo di montare il video e oggi è giornata di sgarro, quindi iniziamo bene. Sto mangiando un choco fresh, non ho troppo vuoi. Allora, eccomi qua con un aiutante d'eccezione oggi. Se mi vedete sobbalzare qui è perché ho un singhiozzo, abbiate pazienza. Allora, vediamo un po' cosa combino. Intanto ho potuto constatare che un rotolo di carta igienica è veramente piccolino, cioè ci entrano tre penne dentro. Quindi se avete il rotolo dello Scottex, meglio, altrimenti proviamo ad arrangiarci. Quindi vediamo, facciamo così, tagliamo. Uno e due e proviamo di due piccoli farne uno un po' più grande, quindi infilo uno dentro l'altro e allargo. Qui potete usare non so, il nastro adesivo di carta. Scusate sto singhiozzo, ma non mi sembra molto sicuro. Io preferisco usare la colla a caldo. Vediamo intanto se riesco a metterla. Allora. Non cadere. Aiuto. Ok. E poi allarghiamo. Così potrebbe anche andare. Tanta pace. Dai, ferma. Evviva sta pistola. Oh. Ok, mettiamo un attimo da parte questo e vado a recuperare le mie palline di pasta di mais. Allora, siccome sono passati un po' di giorni e anche se sono ben incartate cominciano a seccare prima o poi, quindi controlliamo quanto sono ancora utilizzabili. E se vedete che tende quasi a sbriciolarsi, per recuperarla prendiamo un po' di crema, crema corpo, crema mani, crema qualsiasi essa sia, ne prendiamo un po' e la andiamo a impastare. Prendiamone poco alla volta perché rischiamo che poi risulti troppo appiccicosa e bisogna aggiungere la maizena, e non l'ho presa, non ho voglia di alzarmi per andarla a prendere. Ok, vedete, quindi faccio questa operazione con probabilmente tutte le palline perché sono ferme da un po' e vanno rinsavite.
Allora, la pallina più grossa che ho è il rosa. E non so effettivamente se mi può bastare per ricoprire tutto il rotolo e anche il sotto. Proviamo e se non mi bastasse potrei aggiungere per esempio questa pallina di viola e mischiarla leggermente e fare un effetto tipo marmorizzato. Vediamo. Ok, ho provato e non mi basta, quindi proviamo ad aggiungere questa pallina di viola, anche se non credo possa fare il miracolo. Allora, intanto l'ho mischiata talmente tanto che il viola è scomparso nel frattempo e anche così non basta. Quindi ho qui del bianco, aggiungerò un po' di bianco. Proviamo così. Allora, vedete, volendo potete lasciare così o continuate a mischiare finché non è completamente amalgamato. Allora, non so se basta anche per il sotto, intanto ormai l'ho stesa per la 200ª volta, quindi la spennello con colla diluita con acqua. Con quello che siamo riusciti a far avanzare, provo a fare il sotto. Purtroppo, essendo vecchia e recuperata, diciamo, non si lavora bene come quella appena fatta o comunque fatta da pochi giorni. Allora, lascio asciugare un attimo e poi pensiamo alla decorazione. Allora, ho aspettato giusto 2 minuti. Ora, possiamo fare delle decorazioni molto semplici, tipo se per esempio avete delle formine a forma di cuore, di stella, piccoline, no, cioè anche grandi volendo, come preferite, io le preferirei piccoline, e fate le formine e le attaccate su tutta la superficie. Io vorrei provare a fare dei gatti in maniera semplice, ovviamente. Proviamo. Ne voglio fare uno nero e uno bianco. L'idea è questa, vado a incollare questo intanto.
Ovviamente l'idea iniziale era quella di sovrapporre le code a formare un cuore, ma la prima l'ho messa troppo vicino al gatto, quindi ormai non la potevo più spostare. E vabbè, poi non vi nego che è stato veramente difficile lavorare l'impasto vecchio, e ve lo sconsiglio sinceramente, se lo volete fare fatelo con l'impasto nuovo. Comunque, qui ho messo dei cuoricini con quello che era rimasto del bianco e del nero. L'ho spennellato tutto con acqua e colla. E questo è quanto. E ora lo faccio asciugare. Sono seduta, se non lo aveste capito. E mi sono messa delle mollettine qui per tirare un po' indietro i capelli perché oggi non li sopporto. Non vedo l'ora di tagliarli di nuovo, non per accorciarli, ma per tornare al taglio, quello più corto dietro, più lungo davanti, e farli un po' scalati. E, penso di aspettare ancora un po' perché anche se io gli dico di lasciarli lunghi così davanti, sicuramente un po' li vanno a tagliare e poi sono troppo corti. Pensavo stesse suonando. Comunque sta piovendo. E quindi niente, sono qui con Olaf appollaiato. Allora, io ho pranzato, poi mi sono guardata Amici. Adesso andiamo in cucina che voglio fare una torta. Allora, siccome ho un po' di mele da consumare, pensavo di fare una torta di mele. Allora, solitamente io la mela la faccio a pezzettini, però siccome l'altra volta Francesco l'ha assaggiata e gli piaceva, però gli dà fastidio masticare pezzettini di mela, mi aveva chiesto se la prossima volta che lo facevo frullavo le mele, quindi facciamo questo esperimento: torta di mele frullate. Ok, ho aggiunto un po' di limone per evitare che si anneriscano. Vado a mettere del dolcificante, altrimenti utilizzate lo zucchero, non so, 60 grammi secondo me potrebbero bastare. Messo due uova, ora aggiungo 30 grammi di olio, 200 ml di latte di soia e vado a sbattere tutto con la frusta. Vado a setacciare dentro le uova, il latte, eccetera, e 200 g di farina con 50 g di maizena e una bustina di lievito per dolci. Ok, non fate caso al casino tutto intorno. A questo punto vado ad aggiungere le mele che nel frattempo, nonostante il limone, si sono annerite lo stesso. Adesso verso l'impasto in uno stampo per dolci, ho messo sul fondo la carta da forno e sopra ho messo una spolveratina di zucchero di canna, ora in forno a 180 gradi per 30 minuti. Eccola qua, sfornata, messa nel vassoio e ora ancora calda. Allora, io sto per fare la doccia, ma prima ci tenevo a dire a Cristina Branco, che mi ha lasciato due volte lo stesso commento e YouTube lo ha eliminato. Ad uno dei due sono riuscita a rispondere, ma non so se hai fatto in tempo a leggerlo prima che appunto YouTube eliminasse sia il commento che la risposta. Probabilmente il problema è la parola svenire. Spero che tu abbia letto in tempo la risposta. Casomai riscrivimelo censurando la parola svenire, perché probabilmente è quello il problema. Ti volevo solo dire che non è colpa mia se il commento continua a sparire. E niente, vado a fare la doccia e ho pigiama cena, quindi comunque vi saluto, vi ringrazio tantissimo della compagnia e ci vediamo domani.